Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Se siete qua, probabilmente anche voi come me avete problemi di perdita di capelli e non sapete più dove sbattere la testa, quindi sono qua per dirvi quali sono i top prodotti che io utilizzo e che vi consiglio contro la caduta dei capelli. Io ancora praticamente sono in pigiama e ho cercato di distrarvi con questo make up perché i miei capelli sono a dir poco indecenti. Già in passato vi ho fatto dei video riguardo la caduta dei capelli e ve lo lascio da qualche parte o qua o in descrizione, perché forse non si possono mettere più le schede su YouTube, non vi ricordo. E vi ho detto che l'anno scorso a causa del Covid ho perso tantissimi capelli e credo che la mia situazione sia rimasta un po' disagiata. Ho sì riottenuto la crescita di molti capelli, tutti questi di questa lunghezza che avevano tipo fino a qua, sono quelli che mi sono cresciuti l'anno scorso, perché poi i capelli lunghi fino a qua, quindi ce n'è e ne sono spuntati, ma in questo periodo hanno ripreso a cadere, non come l'anno scorso. Ragazzi, se avete avuto il Covid e avete una caduta esagerata, sappiate che potrebbe essere anche per quello. In tal caso vi consiglio di andare a vedere il video. Sappiate che perdere i capelli innanzitutto è normale, che il capello ha una vita, nasce, cresce e muore, ma spesso e volentieri noi facciamo di tutto per farlo crepare prima, no? Quindi spesso una vita che non fa bene ai nostri capelli non ci consente di tenerli sulla testa a lungo. E inoltre ci sono momenti durante l'anno in cui c'è un ricambio, e come gli animali fanno la muta, anche le persone durante l'anno sono due volte l'anno molto ravvicinate, tra l'altro, perché tipo a ridosso dell'estate e all'inizio dell'autunno perdono molti più capelli che durante il resto dell'anno. Quello che dovete sapere è che ci sono cose che stressano tantissimo i capelli. Una vita ricca di ansia, di stress, di poco riposo, quindi dormire poco, e non fa altro che aumentare il nostro stress e quindi fare cadere precocemente i capelli. Una dieta disequilibrata fa in modo che le radici si indeboliscano e quindi i capelli cadano. Un utilizzo di prodotti troppo aggressivi, una routine troppo aggressiva, spazzola, phon, shampoo aggressivi, lozioni aggressive, non fa altro che peggiorare la nostra condizione. Se poi magari aggiungete tutte queste cose a quello che vi ho detto prima, pelati in due mesi. Io vi dirò innanzitutto quali sono le lozioni che io utilizzo e che vi consiglio. Se avete la cute secca o che si secca, guai a voi ad utilizzare un prodotto alcolico da solo. Ci sono tantissime lozioni per capelli a base di alcol che spesso e volentieri peggioreranno la vostra situazione. Ad esempio, una lozione che mi è stata spedita da YesStyle, che è a base di alcol ed è un tonico purificante che è ottimo, ma che io non posso utilizzare da solo. Piccolo spoiler, appena arrivato non l'ho letto bene, pensavo fosse una lozione rinfrescante per il viso e me la sono spruzzata negli occhi e stavo morendo così in un angolo di casa mia. Un'altra lozione che al momento non ho comprato perché ho un sacco di prodotti da terminare e perché ha un bel costo ma funziona, è questa che vi metto in sovraimpressione, che è la lozione Same Urto. Mi ha salvato letteralmente la vita l'anno scorso e vi darò che ci sconto solo dei prodotti per cui li ho, per questi non ne ho, ma ve li straconsiglio con il cuore. Poi sì, ai prodotti a base acquosa, come ad esempio questi due. Questi sono fantastici. Questa è la lozione di Pavaglione Cosmetics, per la quale ho un codice sconto, è fantastica, fa un profumo meraviglioso. E questa è quella di Grow Gorgeous, che ho preso su Look Fantastic. Al momento non ho un codice sconto, spero che di riuscirli a contattare per farvi avere un codice sconto. È di Pavaglione, è con argilla rossa, salice bianco e sericina ed è molto rinfrescante, mentre questa aiuta, diciamo, anche la ricrescita perché c'è pure la biotina. Il costo è nettamente diverso, ma ora vedremo come poter anche ovviare al problema della biotina. Una cosa che potete fare a costo veramente irrisorio è fare un impacco con olio di cocco, cioè più che altro un massaggio alla cute, e oli essenziali. Questa è una cosa che, cioè, voi comprate l'olio di cocco e poi potete scegliere tra un olio essenziale semplicissimo, purificante di tea tree, oppure potete fare un mix aggiungendo qualcosa come un olio essenziale rinfrescante che stimola anche questo la crescita dei capelli, che è quello di menta peperita, quello di eucalipto, e metterli tutti e tre insieme. Andiamo all'applicazione dei prodotti. Io sto facendo un'applicazione adatta alla mia cute, che è grassa, secca, con dermatite seborroica che fa schifo, e passo prima alle lozioni a base acquosa. Così bagno il cuoio capelluto in questo modo, lo massaggio, lo idrato insieme a degli attivi anticaduta, in modo poi da poter
aggiungere altri prodotti senza andare a danneggiare il cuoio capelluto, quindi sappiate anche questo, cioè non è detto che se comprate un prodotto a base alcolica non possiate usarlo, potete utilizzarlo con i dovuti accorgimenti. Questa lozione la trovo ottima perché idrata, lenisce tutto il cuoio capelluto, ha proprio un'azione mirata a riequilibrarlo e anche questo è fondamentale nella salute del capello. E questa linea, che è la linea purificante Clean Silk, la trovo ottima, anche la profumazione è ottima. Le parti problematiche sono questa fascia qua e l'attaccatura della nuca, che è proprio, sono le zone dove si manifesta di più la dermatite, cioè io proprio ho delle croste. Comincio a massaggiare un pochettino, non posso fare logicamente questo trattamento ogni volta che faccio lo shampoo perché come vedete richiede almeno un quarto d'ora, 20 minuti più la posa, quindi non è che tutti ce l'abbiamo. Poi per terminarlo uso anche la lozione di Grow Gorgeous, che anche questa, ripeto, è base acquosa, quindi per me è perfetta. Ma una cosa fondamentale che dovete fare se vi cadono i capelli, ecco, aspettiamo che agisca qualche minuto, è prendere la biotina nella vostra dieta. In questi mesi io sto utilizzando la biotina di Birth With Benefits, dovete utilizzarla per mesi prima di vedere dei risultati, che fa bene per la crescita di unghie e capelli, quindi per aiutare la rigenerazione del capello. Li trovo ottimi perché innanzitutto sono delle caramelle gommose a forma di orsacchiotto, sono buonissime, queste sono tipo di fragola e sono ricche di vitamine, sono senza zucchero, sono vegan e sono adattissime anche per essere mangiate dai bambini, cioè secondo me gliela dovete proprio nascondere. Scusate, una tiro l'altra. E contestualmente prendo anche queste, che sono quelle da prendere giornalmente, quindi un complesso vitaminico ideale per affrontare anche questo periodo di transizione della mia vita e di tempo. Tutto insieme questa cosa mi sta facendo impazzire. E le consiglio per chi è un po' si dimentica di prendere le vitamine, perché è un modo alternativo e simpatico e per tutta la famiglia diventa tipo il momento del dolcetto per tutti, ma che fa anche bene alla salute, soprattutto senza zucchero. Anche per queste ho un codice sconto e comunque sul sito trovate tantissimi tipi di integratori gommosi, vi consiglio di andarla a guardare, c'è anche quello per la pelle che è fantastico, che io ho utilizzato e che mi è piaciuto tantissimo, quindi vi lascio il link se anche voi volete provare questi orsetti gommosi vitaminici. Davvero una novità, quando è uscita io non vedevo l'ora di provarli e in effetti sono buoni proprio come mi aspettavo. Ora che ho la cute bagnata vado ad applicare questa lozione che vi dicevo a base alcolica, non tantissima, perché è ricca di principi attivi che veicolati dall'alcol riescono a penetrare ancora di più all'interno del cuoio capelluto, ma se non ci fosse qualcos'altro mi tenderebbe a seccare e io non me lo posso permettere. E alla fine, sempre per fare un massaggio e per nutrire, vado a fare quella operazione di olio di cocco e oli essenziali. Quindi per prima cosa apro l'olio di cocco che finalmente si è praticamente solidificato, non ne potevo più di averlo liquido. Metto su una mano 3 gocce di 3 oli essenziali diversi, che sono tea tree, eucalipto e menta. Poi prendo un po' di olio di cocco, sì, è tipo mezzo solido, mezzo no. Mescolo insieme sulla mano e massaggio tutta la cute. Il profumo di questa cosa è pazzesca, perché l'olio di cocco è biologico, quello non è deodorizzato, fa proprio odore di latte di cocco, di bevanda al cocco, è spettacolare. In questo modo vado a fare anche un buon trattamento alla cute. Cioè quando vi fate i trattamenti in casa, ragazzi, nemmeno forse nel migliore parrucchiere usano tutti questi prodotti. Che meraviglia. Così andiamo a nutrire proprio tutte le zone secche. E anche quando facciamo lo shampoo evitiamo e limitiamo i danni al minimo. Purtroppo è una cosa che posso fare solo una volta alla settimana, anche ogni 10 giorni. Ma ci tenevo a farvela vedere. Adesso lasciamo in posa almeno per un quarto d'ora e poi facciamo lo shampoo. Io ne approfitto per farvi vedere quali sono gli shampoo che utilizzo in questo periodo, fermo restando che quello che dovete sapere è che lo shampoo è proprio la cosa più secondaria di tutte, cioè va bene se la inserite all'interno di una cura generica, semplicemente perché lo shampoo è un prodotto innanzitutto proprio
aggressivo di natura, cioè lo shampoo serve a rimuovere lo sporco. Anche i più delicati, un minimo, hanno un tensio attivo, un minimo, devono togliere lo sporco. Teniamo poco sulla testa, quanto possono stare? 3 minuti, 5 minuti al massimo? Cosa può fare? Ha un senso, ripeto, se lo inserite all'interno di una routine fatta di vari step, così lo shampoo è mirato ad andare ad accentuare l'effetto antigrasso, antiforfora, anticaduta, eccetera, eccetera, della vostra lozione pre e post shampoo. Tra l'altro, ragazzi, tra i sieri c'era anche questo di Kerastase, che ho dimenticato di farvi vedere, della linea Genesis. E stessa cosa, c'è anche lo shampoo, ma non ha senso che vi comprate lo shampoo se non avete il siero pre-shampoo o la lozione, o non fate qualcosa voi, cioè non deve essere per forza tutto della stessa linea, ma ci deve essere una routine. Questi sono prodotti molto cari, però sono buoni, ma potete lo stesso avere degli ottimi risultati anche con dei metodi fatti a casa come l'olio di cocco. Poi l'altro che ho utilizzato per tanto tempo e che continuo a utilizzare, questa però è vuota, al momento ne sto usando altro, è questo di La Roche-Posay, è il Kerium, quello però con la banda arancione. Ce n'è uno con la banda azzurra che è tipo un gel, mentre questo è più cremoso, e questo lo trovo molto più delicato. Poi quello che sto utilizzando al momento è questo qua, che è uno shampoo olio che fa pochissima schiuma, e la maggior parte degli shampoo anticadute e antiforfora, proprio perché lo shampoo aggressivo tende a non esserlo di meno, quindi questo fa pochissima schiuma e ha un fortissimo odore di anice e menta, quindi vanno ancora di più ad amplificare questo effetto. E anche per questo ho un codice sconto di tutti i prodotti Pavaglione. Se andate sul sito, il codice è Gaia20, quindi questo lo potete avere scontato, ed è ottimo, è tipo il terzo flacone che uso. E poi c'è anche questo, che è della stessa linea e di questo qua, è Grow Gorgeous, siamo su per giù sullo stesso prezzo di Kerastase, e anche questo al momento non l'ho ricomprato ed è tipo a metà, l'ho comprato soltanto un'altra volta perché è molto caro e ci sono alternative buone a meno. Però io vi do tutto il ventaglio di possibilità. Ci sono anche prodotti da supermercato, però io gli antiforfora e gli anticaduta li ho sempre trovati per me troppo aggressivi, che nonostante tutto mi facevano uscire una porfora allucinante, e non so perché quelli da supermercato, gli antiporfora, sono grassanti come il detersivo per i piatti, quindi per me non vanno assolutamente bene. Poi magari ce ne sarà qualcuno buono, fatemi anche sapere, commentate. Adesso faccio lo shampoo, utilizzo questo, vi dico in questo momento, e poi andiamo ad applicare pochissimo prodotto post, perché altrimenti il capello grasso mi si ingrassa. Quindi ci vediamo dopo lo shampoo, così faccio insieme a voi anche l'asciugatura. Fatto lo shampoo, tenete il turbante per almeno 10 minuti, insomma un po' di tempo per assorbire più acqua possibile e quindi utilizzare meno phon, è anche un bene per l'ambiente ormai e per il nostro portafoglio. Allora, io ho dimenticato di fare il balsamo, e quando dimentico di fare il balsamo utilizzo uno spray post shampoo come questo qua, e questo è specifico per i capelli biondi, è di un marchio che si chiama Alma Professional, lo prendo da acqua e sapone perché è l'unico che me li districa, ne basta poco. Lo spalmo e lo metto sulle lunghezze e sulle punte perché mi aiuta un attimino a sciogliere i nodi e quindi a strappare meno capelli, quello che dobbiamo evitare. Andiamo con un secondo step. Le parti che mi si annodano di più, anche qua che ce l'ho un po' bruciati dal sole. E poi metto anche questo, che è uno spray che ho comprato per caso al Cosmoprof, ed è un marchio russo, si chiama Café Mimi, ed è un fantasticissimo spray con proteine della seta biologiche, tutto naturale, e lo spruzzo sui capelli perché comunque un minimo li nutre e li districa, e ha anche un profumo meraviglioso. Ora che ho un po' pettinato con le mani, prendo una spazzola districante tipo la Tangle Teaser, questa è di Coco and Eve, e do una pettinata partendo dalle punte, prendendo poche ciocche alla volta per non incontrare troppi nodi, e poi salendo verso l'alto. Per l'asciugatura quello che faccio è tenere il phon a distanza, velocità e temperatura medie, e muovere i capelli con le mani, poi fare delle pause, pettinarli e ricominciare fino al processo terminato. Una volta asciutti do l'ultima pettinata, sono belli senza nodi, ma qualcuno c'è sempre perché ho qualche punta secca, quindi comunque in questi giorni devo prendere appuntamento dal parrucchiere
per farmeli tagliare. Io nel post non ho messo lozione perché ho fatto tutto quel trattamento, però di solito se non lo faccio metto qualche lozione, come ad esempio quella che vi ho detto, la lozione Same, che però è a base alcolica, quindi cerco proprio di metterla il meno possibile, però è veramente efficace. Io continuo a perdere i capelli, mamma mia. Quindi questi sono i capelli che ho perso in questa sessione di shampoo e vi assicuro che non sono per niente pochini, ma devo dirvi che sono di meno dell'anno scorso, poi sono molto lunghi quindi sono anche di più. È molto utile quindi usare lozioni, integratori. Io vi ricordo che sto utilizzando da più di 2 mesi in realtà questi di Burst with Benefits, che è biotina ed è un complesso vitaminico per i capelli e per le unghie, fantastico, vedete anche le mie unghie che sono belle. E trovate tantissimi altri articoli sul sito e vi consiglio di approfittare anche dello sconto. Poi vi ricordo lozioni, pre-shampoo, trattamento, massaggio, shampoo mirato e se volete anche qualcosa per il post, però mi raccomando fate questi trattamenti per tanto tempo, cioè parliamo almeno di 3 mesi di fila, altrimenti non noterete risultati. La biotina non serve ad arrestare la caduta, ma serve a favorire la ricrescita e la rigenerazione, quindi è fondamentale. Per arrestare la caduta ci sono tutti quei rimedi di cui vi ho detto prima e che ho applicato insieme a voi, quindi trovate tutti i link utili nel box informazioni. Io spero che questo... c'è un'ambulanza! Io spero che questo video vi sia stato utile a capirne di più e a prendere spunto per trovare prodotti che possono fare per voi. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!